Bella ragazzi, io sono Ben Wolfers e siamo tornati su Portal Knights. Questo è il quarto episodio della serie. Nel video precedente avevo promesso di far scomparire il castello e infatti voi non lo riconoscerete, ma il castello era esattamente qui. Guardate un po', sono rimaste soltanto le scale e ho lasciato le scale per pura comodità. Perché guardate un po' qui sotto cosa ho trovato. C'è qualcosa di particolare, vedete, c'è innanzitutto questa struttura che fa colare acqua, sopra questa struttura sembra esserci una sorta di fontana, una cosa del genere. Qui c'è un'altra struttura che probabilmente era la camera del tesoro del castello, da questa parte c'era una lanterna e non lo so, è strano, vero? Sicuramente finiremo con approfondire la questione andandola ad esplorare. Vedete, qui c'è la porta che poi dà accesso alla camera mortuaria, dove c'è il vecchio tesoro, dove abbiamo trovato quello scheletro gigante a farci una sorpresona immensa. Torniamo su, perché vi avevo promesso un video costruttivo, e infatti eccolo qua. Il nostro banner lì in fondo dovrebbe essere un pochettino diverso. Vediamo se notate qualcosa. Esatto, abbiamo gettato soltanto le basi del castello che vorremmo formare, giusto una struttura per capire come muoversi, e in questo video andremo a costruire la nostra prima base. Qui ho preferito lasciare aperto perché vi ricordate che c'era qualcosa da esplorare qui sotto? Perfetto, vedete, ci ho lasciato direttamente una scaletta per avere accesso, in modo tale da poterci permettere poi di esplorare tutto quanto. Qui sotto la scaletta è ancora da costruire. Perfetto, e direi di dare il via alla costruzione, ragazzi. Let's go! Signori, è con un certo orgoglio che vi presento lo scantinato della nostra base. Abbiamo creato delle scalette di legno molto pratiche che danno accesso direttamente alla sala del teleport. Qui ho intenzione di farci diciamo un progetto speciale, segreto, che vi farò vedere più in là. Questa apertura comunque ha un perché. Ha tutto un perché. Qui per il momento, soltanto per il momento, ho lasciato in questo modo sempre perché prima o poi andremo ad esplorare anche quella zona sotterranea. Andiamo qui su. Perfetta. Qui, ragazzi, sicuramente sorgerà, diciamo, il piano terra della nostra base. Andiamo a mettere i quattro punti che lo andranno a delimitare.
Ecco qui. Ah, io vi direi di dare uno sguardo per bene a questa zona perché non la riconoscerete più. Infatti, ho intenzione di continuare a costruire insieme a voi per quanto riguarda questo video, in modo tale da gettare appunto le basi della nostra base. Il gioco di parole. E poi lavorare un attimino al progettino segreto che vedrete nel video successivo ancora. Andiamo a posare i mattoni della nostra base. Va, come siamo belli ordinati, precisi, precisi. Sto facendo in questo modo perché in realtà sto ancora decidendo un paio di cose. Sicuramente l'ingresso sarà questo, e direi anche grazie al cazzo, visto che abbiamo due lati completamente vuoti. Ma in realtà ho dei progetti anche per questi lati. E vedrete, vedrete. Abbiamo anche intenzione di espanderci. Ovviamente la nostra naturale espansione sarà da questa parte, ma ripeto, poi vedrete voi. Che cosa abbiamo in mente qui? I progetti ci sono, sono anche belli grossi, quindi non ve li dovete assolutamente perdere. Ok, direi di continuare adesso a velocizzare il video con la costruzione di ciò di cui sono sicuro almeno. Quindi velocizziamolo.
Ragazzi, con la costruzione di questa splendida balconata che ci dovrebbe dare una vista mozzafiato di isole, nuvole e soprattutto del cielo stellato, direi che questo video si può concludere. Io, mentre sarete offline, provvederò a fare un po' di, diciamo, pulizia in giardino. Mi dedicherò un pochettino a quel progetto segreto che intendo poi farvi vedere, che riguarda appunto la porta misteriosa che ho lasciato qui, diciamo, aperta. Perfetto. E sicuramente cercherò anche di, diciamo, dare una piccola rifinita per quanto riguarda l'interno. Ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Vi do appuntamento al prossimo episodio dove andrete a vedere un attimino che cosa vado combinando offline. Per questo video è appunto tutto. Spero vi sia piaciuto e se così è, lasciate un like, commentate, condividete, ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno. Grazie e alla prossima! Ciao!